benvenuti a tutti in questo nuovo video sulla telefonia mobile. Oggi andiamo a parlare di un argomento abbastanza nascosto agli occhi di tutti, perché ormai tutte le compagnie telefoniche scrivono in moltissimi dei loro piani che ci sono minuti ed SMS illimitati. Ma noi oggi, dato che abbiamo fatto una ricerca sulle condizioni generali di contratto e le condizioni di uso lecito e corretto della SIM, andiamo a vedere quali sono veramente questi limiti, operatore per operatore. Partendo da TIM, possiamo dire che abbiamo 18.000 minuti e 18.000 SMS, tranne per alcune offerte che ne offrono solo 10.000. Ma comunque TIM è uno degli operatori che si avvicina veramente all'illimitato, non come molti altri. Iliad invece non lo specifica. Questo ci fa pensare o che abbia dei limiti sui 5.000 o 10.000 o che sia un illimitato vero. Ma ciò non è possibile perché nelle condizioni generali di contratto ci sono anche altre regole sul consumo rispetto alla media degli utenti. Quindi Iliad non lo specifica. Vodafone ha due variabili, come anche O-Mobile. Sulle offerte con illimitato non lo specifica. Mentre sulle offerte normali dice che il massimo è 1250 minuti e 2000 SMS. Questo significa che non si sa se davvero c'è l'illimitato. Ma a quanto pare, a quanto dicono loro, probabilmente sarebbe come Iliad. Poi Wind 3 afferma che il massimo di minuti consumabili al mese 1250 e invece gli SMS 2000. Questi sono due valori che troveremo tantissime volte e probabilmente sono quelli standard che utilizza la maggior parte degli operatori. E quindi anche Unomobile, che fa parte di questa maggioranza degli operatori, offre 1250 minuti. E gli SMS non c'è, perché no, non è mai esistita un'offerta Unomobile con SMS illimitati. Coop Voce la stessa cosa, fa parte anche questo operatore della maggioranza che adotta il limite 1250 minuti e 2000 SMS mensili. Digimobil invece sale un pochettino con 2000 minuti al mese. E gli SMS, anche qui non esistono offerte con SMS illimitati. Eli Mobile invece opera come quelli detti poc'anzi, 1250 minuti al mese e 2000 minuti al mese. Fastweb invece sale un pochettino, si avvicina addirittura ai limiti di TIM, ma solo per quanto riguarda i minuti, che sono 10.000 al mese, mentre poi per gli SMS ne abbiamo 1250 al mese. Feder Mobile invece abbiamo i classici limiti 1250 minuti e 2000 SMS. O Mobile abbiamo gli stessi limiti di Vodafone. Per le offerte con illimitato non è specificato, mentre per le offerte con minuti ed SMS ci sono 1250 minuti al mese e 2000 SMS. Kena Mobile invece ha un valore un po' più alto di minuti ma un po' più basso di SMS, rispettivamente 2000 minuti e 1000 SMS. Lika Mobile non è pervenuto, non si sa. Noitel 1200 minuti e 2000 SMS. NT Mobile, detto anche Nextus Telecom, 1500 minuti al mese, 2000 SMS al mese. Optima Mobile
2500 minuti al mese, 2500 SMS al mese. Poste mobile, i classici limiti, 1250 minuti al mese e 2000 SMS al mese. Rabbona mobile e sii pronto, 10.000 minuti al mese e 10.000 SMS al mese. Uno dei più alti. Poi c'è Spusu, che purtroppo non lo specifica, un po' come Iliad e Vodafone, e non c'è da nessuna parte questo numero. Ho letto, vi dico, l'intero documento delle condizioni generali di contratto, ma non si cita da nessuna parte. Abbiamo poi Tiscali Mobile con 1250 minuti al mese e 2000 SMS al mese, i limiti classici, e Veri Mobile, che è un po' come Spuso, Mobile e Vodafone, e anche Iliad, che per le offerte illimitate non è specificato, e per le offerte normali con minuti ed SMS sarebbe 2000 minuti al mese e 2000 SMS al mese. Bene, spero che i vostri dubbi siano stati finalmente chiariti. Purtroppo questi sono i limiti, anche se, come molti ricorderanno, un po' di tempo fa c'erano anche offerte da 2000 minuti, 3000, 4000. Purtroppo oggi la maggioranza degli operatori si ferma a 1250 minuti e 2000 SMS. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, correggetemi se ho sbagliato qualche valore e noi ci rivediamo al prossimo video. Un saluto.